buongiorno. Scusate, sono in Valtellina, l'agriturismo, la Fiorita, agriturismo bioecologico, e mi sto rilassando. Come potete vedere, qui ci sono anche, c'è anche il centro benessere. Venite, venite, e però potrete anche gustare prodotti tipici della Valtellina. Tra poco ve li faccio vedere. Rieccoci amici, ben ritrovati, chef Gianni e Michele. Oggi cosa mangiamo? Allora, oggi mangeremo la bresaola della Valtellina IGP con pesche spadellate e mandorle croccanti. Caspita! E allora da dove cosa ci serve innanzitutto? Allora, adesso abbiamo le pesche che Michele andrà a fare in falde. E poi gli altri ingredienti sono le nostre mandorle, che sono qua praticamente. Le mandorle che io adesso andrò a tostare in padella, bella calda, per 3 o 4 minuti. Queste sono le pesche, adesso passiamo alle mandorle. Quindi, chef, praticamente le mettiamo sul fuoco con un po' di burro. Pelino di burro. Poi andrò a mettere un po' di zucchero. Ok. Quando saranno tostate aggiungerò le pesche e in chiusura andrò a bagnare con dell'aceto balsamico di Modena. Questo è zucchero di canna, però si può usare anche l'altro zucchero, non cambia niente. Ok. Ecco, quindi praticamente adesso ci aggiungiamo le nostre pesche, Michele. Aggiungiamo le nostre pesche. Wow. Andiamo a mettere sul fuoco. Adesso andremo a finire la cottura delle nostre pesche a fiamma viva, un paio di minuti. Guarda che bello. Dopodiché andremo a bagnare con un po' di aceto balsamico. Questo è un aceto balsamico invecchiato 25 anni. Tanto adesso Michele andrà a preparare la bresaola. Ah, la nostra bresaolina. E allora seguiamo Michele. Ecco qua, la bresaola tagliata. Noi però siamo in compagnia di Paola, perché Paola ci deve spiegare, mentre lo chef guarnisce il piatto. Ma Paola, un taglio vale l'altro della bresaola? No, assolutamente no. Noi, la bresaola Valtellina è fatta con i tagli più pregiati della coscia del bovino adulto, il magattello e la punta d'anca. La punta d'anca è quello più pregiato in assoluto ed è quello che viene maggiormente utilizzato in cucina, perché la fetta è grande, è morbida, è pura polpa e quindi ha un colore rosso intenso che rende accattivante il piatto ancor prima di assaggiarlo, quindi solo a guardarlo. Guarda, non sapevo niente. Intanto qua lo chef mette le nostre pesche, le mandorline. Mamma mia, che splendore! Caramellato con l'aceto balsamico, lo zucchero, queste pesche e le mandorle precedentemente tostate. Un po' di insalatina in centro del piatto. Che profumo! Ed è un piatto molto originale, perché comunque anche azzardato, comunque ben riuscito l'abbinamento questo dolce e salato. Siamo praticamente arrivati al momento dell'assaggio e Paola, cosa ci abbiniamo? Che vino ci abbiniamo? In questo caso vi proponiamo un vino bianco, quindi la Valtellina è terra di rossi ma produce degli ottimi vini bianchi, un vino bianco secco e fermo, un IGT Terrazze Retiche di Sondrio, che ottimamente si abbina al gusto fruttato delle pesche delle mandorle. Cin!